Prego, assessore. Grazie Presidente, questa la faccio all'impiedi, di solito non sono all'impiedi, ma è doveroso farlo così, innanzitutto così scopriamo anche l'arcano. Questo è il mio ultimo atto, l'ultimo atto che presento in Consiglio. Torno alla mia professione, a ricoprire un incarico nazionale legato alla mia attività professionale, quindi però lo faccio non senza prima di tutto ringraziare il sindaco, perché il sindaco 5 anni fa mi ha dato un'opportunità grandissima, quella di assumere un delicatissimo incarico. In un momento molto particolare, io l'ho vissuto da presidente del Collegio dei Revisori, mi ha detto, non ci conoscevamo, mi ha detto vieni a darmi una mano. Io ho sentito tutto il peso, ma prima ha detto dammi tu, immediatamente, subito, ho detto no, eliminiamo i formalismi, dammi il tu mi devi dare una mano. Quando mi ha detto questa cosa mi sono sentito immediatamente, ho percepito lo spessore, la forza, la volontà, le motivazioni del sindaco. Le ho fatte mie, mi hanno alimentato in questi 5 anni, in questi 5 anni ho cercato di dare il massimo nelle mie competenze in un assessorato che ho sempre ritenuto in cui tecnica e politica devono trovare la giusta sintesi, perché devono entrambe le cose viaggiare. A lui mi ha dato una delega piena, cioè non mi ha mai detto però fai così, però fai così, delega piena su tutto, mi ha dato libertà nelle mie idee, nella mia progettualità, molte delle cose siamo riusciti a farle, altre spero che vadano in porto, veramente una delega immensa che io ho cercato di ripagare almeno con la dedizione, con quel minimo di competenza, cercando di dare il massimo, ho cercato di farlo anche perché lui ha toccato i nervi di un cittadino, la sensibilità di un cittadino che viene chiamato dal proprio sindaco per dare una mano. Io ho cercato di darlo fino all'ultimo questa mano. Quindi almeno questo ci sarò riuscito, in parte probabilmente, non lo so, però sicuramente l'impegno mio è stato massimo, credetemi. Questo lo sanno i miei collaboratori. Un ringraziamento al Presidente. Presidente Fucito, che ho avuto il piacere e l'onore innanzitutto di lavorarci come assessore quando era assessore, adesso nel suo ruolo. Un ringraziamento a tutto il Consiglio, a tutti, a chi siede nei banchi della maggioranza e in quelli della minoranza, perché abbiamo fatto, io credo, un ottimo lavoro, anche le critiche sono state per me costruttive. Le bellissime attestazioni di stima che ho avuto sia dalla maggioranza che dalla minoranza mi riempiono di gioia e di orgoglio. Credetemi, per me è motivo di spinta a fare bene. Ovunque io vada cerco di dare il massimo, perché avere la gratificazione della stima altrui secondo me è la linfa vitale per ogni professionista, per ogni cittadino, per ogni uomo a mio avviso. Quindi credo che sia questo un elemento secondo me fondante proprio la vita umana. Un ringraziamento a tutto il personale del Consiglio Comunale che purtroppo hanno dovuto subire i miei atti e quindi la lunga maratona, che ovviamente quasi tutti gli atti miei hanno necessitato di lunghe ore di dibattito, ovviamente costruttive, e a tutta la forza della Polizia, a cui va il mio sentito affetto e ringraziamento per il lavoro che hanno fatto sia qui che a Palazzo San Giacomo, per tutte le persone che io ho in qualche modo avuto l'onore e la possibilità di conoscere. Un ringraziamento particolare va ai miei colleghi di Giunta, abbiamo passato con molti di loro, quasi con tutti, 5 anni stupendi. Con loro si sia nata anche un'amicizia, quindi credo che il percorso non si ferma qui, avremo modo di, anzi sono anche a disposizione di tutti per qualsiasi cosa, quindi
un ringraziamento a tutta la direzione centrale dei servizi finanziari per il lavoro che abbiamo fatto in questo periodo, in tutti e 5 anni, un momento difficile di cambiamenti, di riforme. Non è stato facile, credetemi, solo chi è stato con loro sa bene quanto lavoro c'è dietro una riforma, specie quando arriva in un ente che ha difficoltà nell'organizzazione perché non abbiamo possibilità nemmeno di fare le progressioni. Qualcuno prima l'ha detto, le progressioni verticali sono bloccate dal 2011, quindi non possiamo farle, avremmo fatto per dare motivazione e linfa alla macchina amministrativa, questo non è stato possibile. Quindi un ringraziamento a tutta la direzione e poi un ringraziamento, sono tutti quanti qui i miei collaboratori, sono qui perché mi hanno accompagnato per 5 anni, in momenti anche di sconforto, in momenti di esaltazione, siamo stati tutti insieme, abbiamo cercato di fare un miglior lavoro possibile. Io penso più di questo non sono riuscito a fare, e con queste piccole note, diciamo, di emozione, io veramente ringrazio tutti.